Gianni Colacione, dal congresso, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda giornata, siamo in compagnia di Penelope Faulkner e di Maria Perrone, chiedo scusa, di Società Libera, che gentilmente si presta come traduttrice. E Penelope Faulkner è la vicepresidente dell'associazione Chemè, che è molto attiva per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia nel Vietnam. È un nome conosciuto anche e soprattutto per gli ascoltatori di Radio Radicale, è abbastanza noto. Le chiediamo innanzitutto come le sembra questo congresso, come partecipazione e il suo coinvolgimento con i radicali, questo collegamento con i radicali da quando esiste, insomma. So first of all, we would like to ask you about this meeting, what you think about it and about participation of people, and then about your involvement with radicals and your connection with radicals since when it exists. Okay, do I take the, yeah, and do I look at you? Okay, well, I'm English and I live in France and I work for Vietnam. A bit complicated, but that's how it is. I've been a member of the Radical Party for some years, and the connection with the Radical Party is because many, many years ago, when Vietnam was at war and there was a peace movement for peace in Vietnam, Vo Van Ai, who's chairman of our organization, was a friend of Marco Pannella, and Marco Pannella supported our actions for peace in Vietnam. So after the end of the war, Vietnam became a communist country, so we set up an organization for democracy in Vietnam, and we are in contact underground with people inside the country who are activists for peace. And so this is what we're trying to do, and we work with the Radical Party when you had members in the European Parliament, in the United Nations, and we keep working together with the radicals to try and give a voice to all the people inside Vietnam who don't have a voice in the international community. Sono inglese, vivo in Francia e lavoro per il Vietnam, è una situazione un po' complicata. Sono membro del Partito Radicale da alcuni anni. Questo legame è iniziato moltissimi anni fa, quando c'era la guerra del Vietnam e noi ci battevamo per la pace in Vietnam. Il signor Vo Van Ai era il presidente di questa organizzazione ed era già allora amico di Marco Pannella, il quale ci ha molto sostenuti in questa nostra azione in favore della pace. Dopo la fine della guerra del Vietnam, abbiamo fondato un'organizzazione per la democrazia in Vietnam e come tali abbiamo dei contatti con degli attivisti che vivono in Vietnam e li stiamo sostenendo e è quello che cerchiamo di fare, e abbiamo un legame di collaborazione con il Partito Radicale col quale collaboriamo nell'ambito del Parlamento Europeo, delle Nazioni Unite, e stiamo collaborando per dare voce a queste persone che non hanno altrimenti voce nella comunità internazionale. Bene, entriamo un po' più nello specifico. Il regime in Vietnam, quali spazi e se ci sono degli spazi per i diritti umani, o una negazione molto, molto forte, perpetrata su tutti i settori, oppure ci sono alcuni settori religiosi, culturali, linguistici, dove è più forte? Okay, as regards to the regime in Vietnam, are there any spaces for human rights? Is it is there a very, very strong denial of human rights in any sector of society, or are there any sectors where there's some space for them, for example religion or culture or language? It's a country which has opened up its economy, but it keeps its political regime very closed. So it's difficult, very difficult, for human rights activists to work. You can get arrested just for sending an email or just for expressing your personal views. But I think I'm optimistic, because there is space for expression, not because the government gives it, the government denies it, but because now you have tools like internet, you have cell phones, you have social networks. Facebook is banned in Vietnam, but there are ways of communicating. We are based in exile, we can't travel to Vietnam, but we're in contact every day with Vietnamese activists, and we talk to them and we encourage them and we bring their support. The radio, you have the Radio Radicale, I work
work for Radio Free Asia too, which broadcasts to Vietnam. The radio is a very good way of getting information across and informing people, and I will be doing a report on this conference for Radio Free Asia, which will be heard inside Vietnam, and it really encourages people to know that on the outside people care. I think what the hardest thing for activists is that they sacrifice their safety every day, but if they think that nobody knows and nobody cares, then it's very hard. Whereas if they know that on the outside people are, you know, helping them, then that's important. So there have been demonstrations in Vietnam over the past few weeks, few months, and I think there are signs that the Vietnamese population, up to now they've lived in a climate of fear. But now I think they're beginning to take courage and beginning to speak out. So that's what we're trying to do, is to amplify their voice. Allora, sicuramente il Vietnam sta attraversando un'apertura dal punto di vista economico, ma il regime politico viene ancora mantenuto strettamente, rigidamente, e quindi è molto difficile per gli attivisti dei diritti umani lavorare. Possono essere arrestati semplicemente per un'email o per aver espresso il loro modo di vedere le cose. Tuttavia esistono degli spazi di espressione per gli attivisti, non certo dati dal governo, ma parlo di internet, dei social network, non Facebook, che comunque è vietato in Vietnam, però esistono molti modi di esprimersi. E, per esempio, noi in esilio, siamo in esilio, non possiamo tornare in Vietnam, però abbiamo contatti ogni giorno con questi amici attivisti, gli parliamo, li incoraggiamo, li sosteniamo. Per esempio io lavoro per Radio Free Asia, voi avete Radio Radicale, e io lavoro per questa radio che viene diffusa in Vietnam, ed è secondo me un ottimo modo perché l'informazione passi i confini. E io a questo proposito farò un reportage su questo convegno, e questo reportage verrà ascoltato in Vietnam, e perciò è importantissimo incoraggiare queste persone e far loro sapere che ci sono al di fuori delle persone a cui sta a cuore quello che loro fanno. E l'azione degli attivisti comporta il sacrificio della loro sicurezza personale, della loro sicurezza, ma se queste persone pensano che a nessuno importa quello che stanno facendo, diventa veramente dura. Se invece sanno che qualcuno al di fuori li sostiene, questo ovviamente è importantissimo. Ci sono state delle manifestazioni di recente in Vietnam, e quindi ci sono dei segni che qualcosa sta cambiando. Finora il clima in cui si muoveva la gente era un clima di paura, oggi invece la gente si muove con coraggio, e ecco, noi stiamo facendo di tutto perché la loro voce si diffonda e sia udita sempre di più. Volevo fare un'ultima domanda a Penelope Faulkner, che io faccio spesso agli ospiti stranieri che combattono per i diritti umani nelle varie parti del mondo, che sono qui presenti al congresso. Vi è in Vietnam la consapevolezza, e quale consapevolezza, del sentimento che ha mosso le varie rivoluzioni, dette rivoluzioni arabe in Nord Africa e non solo, che sono state un fenomeno che ha coinvolto alcune centinaia di milioni di persone e che comunque non ha ancora prodotto dei risultati stabili, ma ha messo in moto un cammino verso una ragionevole apertura verso un regime più democratico di quello che c'era precedentemente. One last question that I'm asking, especially to foreign people who are here as guests. Is there in Vietnam the awareness about the feelings, the motivations that caused the Arab revolutions in North Africa and otherwhere as well, and who involved hundreds of millions of people, and that do not still have steady results, but have opened a path and to opening, to a sort of opening to more democratic regimes? Yes, of course. The news of the Arab Spring and the revolutions is something that's inspired people all over the world, including inside dictatorships where information is restricted so much. So, yes, of course, it has inspired people. Even what's happening in Burma, although we're not sure how much it will help, what's happening in Burma is also given hope for people in Vietnam. I think that's very important. And also, I wanted to add something which I didn't answer in your question before, is that one of the
voices of the democratic hope in Vietnam is the Buddhist community. Vietnam is a Buddhist country, and very much like Tibet, it's the Buddhists who have been the really driving force in the movement, peaceful movement, non-violent movement, in opposition against the communist regime, because the government has done everything to silence the press, to silence opposition movements. There are no independent civil society, but the religious movements, and especially the Buddhists, they have been unable to silence them. They've imprisoned the Buddhist monks. The leader of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Venerable Thich Quang Lo, he's been under detention for 30 years, the past 30 years. He's the kind of Nelson Mandela of Vietnam. But they continue to oppose the government. So I'm hopeful that what's happening in the world is a kind of a globalization of the spirit of freedom, and that's something that no dictator can stifle, and it will happen in Vietnam as it's happening around the world. Sì, sicuramente le rivoluzioni che ci sono state nel Nord Africa hanno ispirato tutti in tutto il mondo, e anche laddove l'informazione non può passare, diciamo. E anche quello che sta succedendo in Birmania sta dando una grande speranza in Vietnam. Non siamo sicuri che ci saranno risultati, però sicuramente questo dà molta speranza, e questo è molto importante. E vorrei anche aggiungere un altro punto in risposta alla sua domanda di prima. E un'espressione molto forte della voce del movimento democratico in Vietnam è quello della comunità buddista, che è presente in Vietnam così come in Tibet, e che sicuramente è una forza trainante nel promuovere questo movimento pacifico e non violento contro il regime comunista. E il governo ha ridotto al silenzio la stampa, ma con i movimenti religiosi non ci è riuscito a ridurli al silenzio. E, ad esempio, il leader della Chiesa Unificata Buddista in Vietnam è in carcere da 30 anni, ma malgrado questo l'opposizione al governo continua, e perciò io spero che quello che sta succedendo sia una sorta di globalizzazione di questo spirito contro il quale nessun dittatore riuscirà ad opporsi, e questo è quello che sta succedendo anche in Vietnam. Bene, con questa risposta ringraziamo Penelope Faulkner, le diamo appuntamento sull'internet, le faremo avere questa intervista, e auguriamo a tutti noi, auguriamo a Penelope anche una vera realizzazione di questa globalizzazione dei diritti umani e della democrazia nel mondo. Okay, we thank Ms. Penelope Faulkner, so we will see you on the internet, we will make you have this interview, and so we all wish this true globalization of this spirit of freedom and of non-violence in the world. And just can I say thank you for Radio Radicale and all that you're doing in Italy to support people around the world. It's really very important, and we thank you for it. Grazie a Radio Radicale per tutto quello che state facendo per sostenere le persone che lottano in tutto il mondo. È molto importante, e vi ringraziamo molto per questo. Grazie. Ok, grazie ancora.